In collegamento Eurovisione con Zeltweg trasmettiamo ora la telecronaca diretta del Gran Premio d'Austria di automobilismo per il campionato mondiale di Formula 1. Telecronisti Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani. Box, qui in cabina, Vittorio Longati è addetto al controllo audio, mentre una comunicazione di servizio per lo studio di Roma. Non abbiamo più la comunicazione con loro, vorremmo sapere se e quando siamo in onda. Buon pomeriggio da Zeltweg per la 12ª prova del campionato del mondo di Formula 1, 22esimo Gran Premio d'Austria. Le immagini che vi stanno giungendo sono state
Le immagini che vi stanno giungendo sono state registrate stamani quando la pattuglia del Red Arrows, una delle pattuglie che si esibisce normalmente nelle manifestazioni aeree e nei prologhi di altre manifestazioni come i Gran Premi di Formula 1, si stava esibendo. In precedenza c'era stata anche un'esibizione di un Harrier e nel quale aveva voluto prendere anche posto nella cabina di pilotaggio il campione del mondo in carica Nelson Piquet. Ma andiamo subito alle informazioni della corsa. Ai box c'è Ezio Zermiani, chiediamo a lui le ultime notizie. A te Ezio. Ecco, le ultime notizie sono queste. In effetti c'è stata una risata generale qui per un colloquio tra Eccleston e Lauda. Eccleston diceva: guarda quanta poca gente è venuta a vederti, perché in effetti gli spalti hanno degli spazi vuoti. E Lauda prontamente ha ribattuto: fai i prezzi troppo cari, noi austriaci siamo molto poveri e soprattutto paghiamo tutte le tasse. C'è stata una risata generale perché in effetti un Lauda così sereno e tranquillo non si è mai visto.